Buongiorno a tutti amici e bentornati nel mio canale. Posso finalmente informarvi che da questo video in poi registrerò esclusivamente in 4K e non più in Full HD. Anche la qualità dell'audio dovrebbe essere migliorata di molto. Bene amici, allora oggi vi porterò a Castrovalva, una piccola frazione con 15 abitanti, posta a circa 900 metri sul livello del mare, su una cresta della montagna, ed è una frazione di Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila. In lontananza vediamo il borgo di Castrovalva. Questa è la strada che porta al borgo, stretta ma ben tenuta e molto panoramica. Guardate questi paesaggi, sono veramente incantevoli e siamo all'inizio delle famose gole del Sagittario che conducono all'eremo di San Domenico, dove c'è la diga, Villa Lago, Scanno, quindi nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Vi ricordo che all'eremo di San Domenico ho già realizzato e pubblicato un bellissimo video, così come a Frattura Vecchia, che è una frazione di Scanno, sempre in provincia dell'Aquila. Stiamo entrando nel borgo antico di Castrovalva, frazione di Anversa degli Abruzzi in provincia dell'Aquila. Un borgo veramente carino, piccolo ma grazioso, che invito tutti a visitare perché ne vale veramente la pena. Ed ora amici vi saluto col mio solito ciao, ciao, ciao. Siamo appena arrivati a Castrovalva, abbiamo parcheggiato qui le nostre moto ed ora, come di consueto, iniziamo il solito tour. Thank you.
centro storico di Castrovalva, frazione di Anversa degli Abruzzi, provincia dell'Aquila. Vicolo chiuso, quella strada finisce. E allora torniamo indietro. Dalle case affiora la roccia. Io e Domenico a bordo delle nostre Triumph Tiger 900 GT Pro fra i borghi medievali dell'Abruzzo, in questo caso Castrovalva, frazione di Anversa degli Abruzzi, provincia dell'Aquila. Questa stradina sta nella immediata periferia del paese e conduce dove conduce? Sulla roccia. Si vede il paese di Anversa. Questo è un ripetitore. E questa è la strada. Viaggiatore, il turista che si riposa dopo aver effettuato il tour in questo bellissimo